In sottofondo le note della canzone vincitrice del Festival di Sanremo Soldi di Mahmood, quei soldi che sarebbero già stati stanziati, circa 2 milioni e 300 mila euro, ma che dalla provincia ancora vengono messi a disposizione per far partire i lavori di ristrutturazione nella sede dell'Ipsar De Cecco di Via Italica. In quei locali sono molti i danni causati dalle grandi piogge di autunno, tanto che dal 30 ottobre, per ragioni di sicurezza, l'istituto è stato chiuso con gli inevitabili disagi per gli studenti e per il corpo docente, costretti a migrare tra le varie succursali della città. Cosa chiedete alla provincia oggi? Chiediamo i nostri 2 milioni e 300 mila per la scuola perché non si può stare in mezzo a una strada. Voi state adesso sparsi tra varie sedi, anche c'è il problema della Di Marzio adesso. Siamo alcuni alla Di Marzio e alcuni a Via Italica sotto, quando rifaranno il tetto forse andremo di là. Ci sono 20 classi alla Di Marzio, sono 366 ragazzi, non ce la facciamo più, non ce la fanno più, vogliono tornare a Via Italica. Ed è giusto perché loro fanno l'alberghiero ed è giusto che tornino là. E questi soldi non si sbloccano per fare lavori? Questi soldi non si sbloccano e nessuno ci vuole aiutare, il presidente non ci risponde e l'unico modo è per farci sentire questo. A solidarizzare con gli studenti anche i professori, tra questi il noto ristoratore Quintino Marcella, che lamenta un'eccessiva dispersione sul territorio e la difficoltà anche di far frequentare i laboratori. Quali disagi affrontate? Siamo pochi, non... i tetti, le porte sfondate, comunque vogliamo un po' di sicurezza, vogliamo stare tutti insieme. Sentiamo non soli, però comunque siamo pochi i vitali che abbiamo. Siamo 8 classi. 8 classi, l'ultimo anno di marzo non ci piace questa situazione. Voi invece siete alla Di Marzio, che problemi incontrate? Incontriamo tanti problemi, io faccio parte del convitto e noi del convitto abbiamo tanti problemi anche di trasporto perché facciamo viaggi lunghi e anche quando qualcuno si sente male i nostri istitutori hanno difficoltà a venirci a riprendere fino lassù. Poi la scuola non ci ha ospitato molto bene. Ah, quindi non c'è stata una bella accoglienza? No. Che problemi? Cioè, che avete problemi con gli studenti? Con gli alunni dell'altra scuola.